Michele Dedda, Conapo, ente capofila per quanto concerne il progetto Valmela. Quanto è importante, riscoprire e rivalorizzare questo antico frutto dei Monti Dauni? Riscoprire questo frutto dei Monti Dauni è un'opportunità che si dà ai Monti Dauni e soprattutto agli agricoltori giovani del nostro territorio, perché questo è un frutto che io lo mangiavo da bambino, poi si è un po' alla volta perso. C'è stato qualche pioniere che ha ripiantato, grazie alla comunità montana di Bovino dell'epoca e grazie al Galla, ha ripiantato questo frutto e hanno cominciato a riscoprirlo. Oggi c'è l'opportunità attraverso questo progetto di poter ampliare la pletora di agricoltori che possono piantare questo frutto. Frutto che ha delle proprietà organolettiche eccezionali. Oggi viene coltivato soprattutto nella parte meridionale dei Monti Dauni, tra Panni e Orsara di Puglia. Qual è l'obiettivo per espandere le coltivazioni di questa mela limoncella? L'obiettivo è quello di far provare in altri territori dei nostri Monti Dauni, vale a dire su tutto il territorio, con piccoli appezzamenti per far capire che è una varietà, una cultivar che si può fare da noi e può dare delle soddisfazioni, magari attraverso finanziamenti per le piantagioni e sollecitare i giovani agricoltori a piantarlo. Il ruolo del Conapo. Il ruolo del CONAPO è quello di promuovere questo progetto di associazionismo fra le parti, perché se stiamo insieme e facciamo qualcosa di buono, da soli non si riesce a fare nulla.